Amiche e amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Medicina e Ricerca Nuove Frontiere. Siamo tornati nello studio del dottor Giuseppe Di Bella, che ringrazio. Buonasera, quest'oggi vogliamo tornare a parlare di prevenzione eh, e della, ovviamente della terapia del metodo sì. di Bella. Eh, prevenzione perché? Perché anche nella pandemia abbiamo eh, scoperto insieme a lei quanto il metodo possa essere utile per non contrarre il virus o nel caso in cui venga contratto come è successo anche sì. tra alcuni pazienti che lei segue eh, avere degli effetti insomma mh, decisamente lievi e soft rispetto sì. all'andamento pandemico che abbiamo eh, raccontato noi come giornalisti durante tutta questa questi mesi lunghissimi e parliamo di prevenzione terziaria, quest'oggi con lei, anche per fare il punto su tutte quelle malattie che possono essere, eh, diciamo, precursori di malattie più importanti come quelle tumorali. E allora, quanto è importante la prevenzione? Torniamo a parlarne. Sì. Dottore. Prevenzione non solo importante, è sempre più importante. E la prevenzione può essere sia antinfettiva Antidegenerativa e antitumorale. Per prevenzione terziaria, nel libro che ho scritto e che, grazie a voi, avete avuto una certa diffusione, io ho trattato soprattutto la prevenzione primaria e secondaria dei tumori. Il libro è La scelta antitumore. Ho messo in evidenza le molecole fondamentali, il meccanismo d'azione e il riscontro nella letteratura scientifica, proprio per spiegare ai lettori che non sono idee personali, non sono convinzioni, sono dati di fatto scientifici. Il dato di fatto scientifico va documentato, dando l'indicazione della letteratura, per cui ognuno può andare a verificare se questi dati hanno corrispettivo nella letteratura scientifica. Ora, non abbiamo trattato, se non in maniera del tutto marginale, la prevenzione terziaria. Io sto preparando una riedizione, un aggiornamento del libro, la scelta antitumore. Me l'ha chiesto l'editore perché a distanza di due anni il libro continua ad andare. Con Uno buona... dei best seller, diciamo, sì, del sì. settore. No, facendo la ricerca su Amazon o su IBS, digitando la scelta antitumore. A distanza di due anni rimane al primo posto delle vendite su Amazon e su BS, però una cosa che sta dando molto fastidio a certi signori è al primo posto nel settore dell'oncologia. Per cui rimane ne profitta ancora. Un mistero, chissà come mai, ci chiediamo. Sì, ma... <ride> Comunque sono dati di fatto documentati e verificabili soprattutto. Allora, la riedizione del libro che mi è stata chiesta dall'editore ma anche da tanti colleghi. Ne approfitto dell'occasione che poi mi dà di Telecolor per dire, per annunciare che io farò, su richiesta di diversi colleghi medici, però anche e soprattutto di biologi, di farmacologi, di farmacisti, ma anche di chimici, una serie di incontri per dare a chi è interessato, per cui parliamo di laureati in scienze esatte, anche persone che si interessano in medicina, lavorano nell'ambito della sanità a livello infermeristico, a livello di assistenza e comunque hanno interesse, spiegare quelle che sono le basi scientifiche del metodo, tutta una serie di concetti che rientrano alla prevenzione, però la parte nuova del libro sarà la prevenzione anti-infettiva, perché è un argomento particolarmente attuale, particolarmente sentito. Ne abbiamo parlato anche altre volte, dottore, eh, della prevenzione antivirale e antinfettiva e abbiamo scoperto insieme a lei come non ci sia tantissima differenza, sia un confine veramente sottile. E abbiamo parlato sempre di immunità, del sistema immunitario. Oggi vogliamo inserire un tassello in più. Diciamo, abbiamo preparato i nostri telespettatori a un discorso un po' più ampio, anche in queste, grazie a lei e grazie alle sue spiegazioni. Ma Vogliamo parlare di equilibrio e di omeostasi, sì. eh, non solo di eh, sistema immunitario. Perché? Sì, perché se è giustissimo il concetto dell'immunità, del potenziamento dell'immunità, però secondo una certa ottica il concetto di immunità è molto riduttivo, perché l'immunità è una delle funzioni vitali il cui equilibrio e la cui efficienza garantisse lo stato di salute. La parola miostasi, che deriva dal greco, che oggi non fanno più studiare, come non fanno più studiare il latino, è uno dei cardini del decadimento della cultura generale, della razionalità, del decadimento anche dello stato cognitivo. E sentivo recentemente che anche nelle famose università e anglosassoni hanno già tolto i latini e il greco, pagheranno un conto altissimo, ci stanno allevando delle intere generazioni che hanno una diminuzione tragica della razionalità della capacità di ragionamento cognitivo, e mancano della cultura basilare. Allora, la salute deriva da un equilibrio di funzioni vitali: le funzioni vitali per consentire la salute devono essere non solo in un equilibrio e ogni singola funzione vitale, ma fra di loro sono integrati. Dal risultante dell'efficienza e di questo equilibrio, di questo sinergismo delle funzioni vitali, deriva la salute. La salute in estrema sintesi non è altro che l'equilibrio del passaggio fra energia e materia nell'ordine di tempo e nello spazio. Ci sono molte energie. Queste energie devono essere regolate fra di loro. Il loro passaggio fra energia e materia come punto critico c'è cioè le vitamine. L'impiego delle vitamine sta cambiando completamente da un concetto di tipo fisiologico a un concetto di tipo farmacologico. Cioè io non devo dare quello che serve per la sopravvivenza, devo dare quello che serve per ogni singola carenza o patologia, quello che mi può sbloccare a livello terapeutico una situazione. Parlando di prevenzione, la prevenzione, per esempio. Parliamo di prevenzione terziaria. Terziaria vuol dire questo. Se una persona che ha una malattia importante a livello cronico, oppure una malattia che può presentare delle frequenti riacutizzazioni. Questi quasi che cosa ho io? Ho un'alterazione di quegli equilibri di funzioni vitali. Allora io devo cercare di intervenire sul maggior numero possibile di reazioni vitali per recuperare questo equilibrio. Questo equilibrio è psicologico, è spirituale, è organico e neuroendocrino è il controllo della proliferazione cellulare, però anche il controllo dei mediatori, i mediatori nervosi, per cui è un equilibrio che da questo diventa equilibrio vascolare, il controllo delle persone, il controllo degli scambi emotissutali. C'è una funzione vitale, quella del fegato collegato al trattamento dell'apparato di inserimento intestino che mi elimina la quantità di sostanze tossiche che potenzialmente poi mi inducono a una serie di malattie allora eh, il corpo umano è perfetto, è una macchina perfetta. È una macchina perfetta, eh. integrata che funziona bene se tutte sì. le componenti funzionano. Certo, e forse noi abbiamo smesso di eh, connetterci un po' con, con la natura e con questo sistema sinergico, come giustamente ha detto lei. Eh, noi funzioniamo esattamente come funziona la natura, quindi in maniera sistemica e in maniera integrata rispetto, rispetto sì. all'ambiente in cui viviamo. Anche diceva bene, anche la psiche ha una sua eh, importanza. La sa sanità della, della, dei pensieri possono portare o meno equilibrio. Sì, questo è un fattore molto importante che, che ci piace sottolineare proprio perché tendenzialmente non è misurabile e quindi, dalla scienza, non viene eh, contemplato come uno dei, dei, degli elementi di, di, di salute. Sì. È un ruolo vitale perché ha rimbalzo su tutte le altre funzioni vitali. Cioè il rapporto con se stessi, il rapporto con l'ambiente, il rapporto con gli altri, il rapporto col proprio passato, con le prospettive future, con l'ambiente <coughs> ha dei riflessi che sono totali. Allora, nella maniera con cui noi siamo in grado di gestire questi rapporti, di avvertire eventuali traumi o ammortizzare, contenere, a prendere il controllo, ecco in base a questo noi possiamo gestire entro determinati limiti. Nel libro che ho scritto sulla scelta antitumore, un sacerdote che ha una vastissima cultura ha inserito un capitolo. Questo capitolo è proprio la gestione dello stress, dell'evento avverso, delle difficoltà. E dei conflitti anche e interni no, conflitti e anche perché esterni. E io posso imparare a gestirli in maniera da contenere al massimo tutti quanti i rimbalzi negativi. Allora praticamente noi siamo una unità psicofisica e spirituale. Le funzioni vitali sono complesse perciò pensare di risolvere un problema o avere la salute intervendo solo sul sistema immunitario è molto riduttivo. Io devo intervenire sulle funzioni vitali. Questo lo posso fare a livello comportamentale, a livello alimentare, a livello farmacologico. Parlando di prevenzione terziaria, perciò partiamo da malattie infettive. Le malattie infettivi ci sono le persone che sono immunodepresse per quale motivo? Se fanno un trapianto d'organo, per esempio, il trapianto di organo per evitare il risetto, deve essere accompagnato da immunosoppressori, cioè questi hanno una carenza. Però io in questo caso se faccio una prevenzione terziaria, cioè questa persona ha una patologia cronica in quanto gli è stata creata un'immunodepressione, la sua carenza è quella. Allora cosa devo fare io? Devo intervenire su quegli aspetti che da una parte non mi mettono in crisi quel settore, però dall'altra parte siccome la salute è una situazione e è praticamente la risultante di funzioni integrate fra di loro, cercare di ottimizzare tutte quante le altre funzioni in maniera da creare un equilibrio migliore possibile, cioè a livello di apparato digerente, ha un ruolo altissimo sulla facilità o meno di contrarre delle infezioni. L'apparato respiratorio, la cosa più banale di questo mondo. Un naso che funziona o un naso chiuso. Se io respiro con la bocca invece che respirare con il naso sono molto più soggetto a infezioni. Allora voglio fare la prevenzione terziaria in uno meno depresso, che cosa faccio? Incomincio a revisionarlo tutto. Ha un apparato respiratorio funzionale sì o no? Se non ce l'ha funzionale, io parto dal rimedio più banale, io devo scegliere sempre in medicina l'accorgimento e il rimedio che mi dà il migliore rapporto fra tollerabilità ed effetto. Devo scegliere il prodotto meno tossico e più efficace. Secondo questo concetto, un individuo che ha il setto nasale deviato, che ha ipertrofia di turbinati, soggetto allergico, deve respirare a bocca aperta e in un muro depresso lo devo proteggere, posso fare dei lavaggi nasali ipertonici, con che cosa? 15 grammi di sale marino. 5 grammi di bicarbonato in un litro d'acqua bollita tiepida, questo che cosa mi comporta? La vasia nasale con la peretta tutta gomma numero 3. Che io faccio una detersione delle vie respiratorie alte, virus, batteri, germi, io tiro via. Questo serve in maniera determinante come prevenzione di tutti i virus che si raffreddore, l'influenza in il Covid, perché prima di passare nel sangue passano lì, si fermano lì, crea un ambiente alcalino i virus subivano in ambienti acidi, allora cosa ottengo? Detersione delle vie respiratorie. Elimino virus, batteri e germi, però come se in termini molto banali le sgonfiassi. Cosa faccio? Riduco lo spessore della mucosa nasale di turbina, di questo respira col naso, ma se respira col naso acquisisce tutta una serie di elementi protettivi, perché il naso riscalda l'aria, la filtra, la depure e la umidifica. Allora già a quel livello se io ripristino una respirazione fisiologica lui migliora. Se poi vado a vedere una protezione a livello dell'apparato digerente con ruolo enorme dell'immunità, cioè se io da una parte non posso attivare l'immunità, però d'altra parte devo togliere tutte le possibili cause di infezione. A livello intestinale c'è una flora batterica, vastissima. Il famoso microbiota. Esatto. Ora su questo microbiota io posso intervenire molto bene a giorno d'oggi, ripristinando un equilibrio ottimale. Come? Devo cercare di mettere in mole, di rendere il meno aggressivi possibile, il meno presenti possibili tutti quei germi responsabili di processi putrefattivi, fermentativi, infiammatori e tossici. Come faccio? Rimedio banalissimo, l'abbiamo accennato altre volte nel libro. La scelta antidumori l'ho trattata in maniera estesa, sono delle cellule che sono cellule banalissime, cellule di lievito di birra, di saccaromiceti. queste qua, se io prendo una fettina sottilissima, ci sono cubetti di 25 grammi, pochino per volta, aumento fino a prendere circa 5 grammi, però molto gradualmente nell'arco di un mese, con acqua e zucchero prima del pasto, sono ingeriti, queste mi vanno a colonizzare l'intestino, si riproducono. Queste cellule, quando si riproducono i saccaromiceti, che cosa fanno? Mi creano un ambiente locale sempre più sfavorevole ai germi tossici intestinali, gli creano proprio un microbiota sfavorevole. Contemporaneamente, mi creano un pH intestinale ideale, ma mi favoriscono l'assimilazione di tutti quei principi vitali fondamentali di cui l'organismo necessita. In presenza di queste modifiche vengono assimilate perfettamente, a incominciare dall'intero gruppo B, viene assimilato subito e totalmente. Ma oltre a questo c'è un effetto particolare sulla memoria delle cellule epiteliali dei villi intestinali. Gli dà una capacità di discriminare quello che devono assorbire e quello che devono eliminare, per cui diventa un'assimilazione selettiva. Oltre a questo io ho un picco altissimo di beta glucani che sono un cardine dell'immunità allora, a cosa servono i beta glucani? i beta glucani sono un componente che mi rende efficiente l'immunità vengono assorbiti a livello intestinale con tossicità zero con costo infinitesimale minimo se io a questo associo l'alfa lato albumina che è una proteina del latte materno dei primi mesi insieme al colostro l'alfa lato albumina la prescriviamo insieme con la latte e la farina e per esaltare al massimo le capacità di difesa dell'individuo. Questo a livello dell'intestino si scinde in quattro peptidi. I peptidi sono componenti delle proteine. L'alfa-latte è una proteina. Che cosa fa? Mi porta al massimo effetto, l'effetto di disinfezione intestinale. Per quanto è importante? Perché molti microbi dell'intestino tra cui alcuni che diventano ospiti di vari virus tra cui il covid il covid non è viva autonoma come il SARS 1 mm. COVID il SARS -2> si 2. si aggrappa su un battito no, entra, dentro. Mm. entra dentro questi germi poi usa questi germi come veicolo per cui è proprio per questo che è essenziale ed è vitale nel senso letterale del termine la precocità del trattamento che devo cominciare a disinfettare le vie respiratorie, dove rimane almeno una settimana, spiegavo la faccia. cominciare a usare immediatamente quello che spazza via un sacco di virus, l'isozima. attivare le difese, però a livello intestinale questo virus Covid dove va? Dentro dei germi che si chiamano prevotelle. queste prevotelle, dopo un po' di tempo se vanno a spasso arrivano al polmone, allora se io a quel livello le blocco e le distrugo ci sono già diciamo, degli step eh, dei, dei de, dei, fondamentali per evitare che volja, si arrivi ad una, ad una patologia più grave il più precocemente possibile rispettando il rapporto il più favorevole tra efficacia e tossicità tossicità minima zero, efficacia massima già a questo livello se io faccio una prevenzione terziaria di un malato che ha già delle difese scarse perché ha fatto ed è costretto a fare in condizioni normali degli immunosoppressori. Io parlo per esempio di prevenzione terziaria di una malattia degenerativa neurologica. Certo perché diciamo che eh, la premessa fondamentale, la prevenzione va bene su tutti, sì. eh, su tutti quanti malati e, e non, Obvio. la prevenzione terziaria diciamo che è, è, al confine, sì, sì. è al confine tra una terapia vera e propria, riguarda tutta quella sfera di malattie degenerative come diceva lei o mh, croniche o addirittura eh, qualche sì. inizio di tumore praticamente terziaria vuol dire questo qua una malattia cronica per esempio come Parkinson, che, Alzheimer, che SLA ha, eh. che può avere anche delle riacutizzazioni per esempio ci sono tante forme di sclerosi multipla recidivante hanno delle fasi di sosta e poi si riacutizzano per esempio ci sono persone che hanno alterazioni immunitarie hanno reazioni autoimmuni ci sono altre persone particolarmente fragili da un punto di vista emocoaculativo, ci sono fragilità a livello cardiaco, malattie croniche, malformazioni, per esempio, e ovviamente, se arriviamo al campo dei tumori, allora ci sono aspetti altamente drammatici. Allora, perversione terziaria, malattia cronica difficilmente risolvibile. Che cosa vuol dire perversione terziaria? Devo creare le migliori condizioni o per rallentare e possibilmente impedire una riacutizzazione, parlando di tumore, una ricaduta, una ripetizione del tumore. A questo punto, parlando di neoplasia, siamo a livello di confine fra terapia vera e propria e prevenzione, perché un tumore che per esempio è stato operato, oppure un tumore che è stato trattato a livello farmacologico, a livello radioterapico, in un alto numero di casi può avere delle ricadute, tanti ricadono. Ci dobbiamo ricordare che la statistica internazionale ufficiale di sopravvivenza del tumore a 7 anni è il 16%. Con le terapie attuali su 100 casi di ammalati di tumore a 7 anni arriva il 16%. C'è una percentuale bassissima. Il che vuol dire che la ricaduta è dietro l'angolo. Lì mi inserisco nella prevenzione terziaria. Che cosa può dare? O se il paziente ha fatto vari trattamenti e io intervengo in un momento in cui è in assenza di malattia. Non parliamo di guarigione che è una, un termine da usare con estrema prudenza, con estrema cautela. Diciamo, è in assenza di malattia. Allora, primo aspetto, fare tutto il possibile perché i tumori non si ripresenti. A questo punto, su che cosa devo intervenire? Non devo intervenire solo sull'immunità. Perciò il concetto di immunità va un po', un po arricchito insieme ad altri. Sicuramente, perché sì. in, in sé è ancora molto riduttivo l'immunità. Lo devo inserire in un sistema di azione psicologico, immunitario ed endocrino. Devo recuperare i meccanismi di controllo della proliferazione cellulare però devo recuperare anche dei meccanismi molecolari che sono piuttosto complessi, cioè devo risalire al controllo, l'intimo fondamentale e praticamente il punto primario è il funzionamento del DNA, cioè nel DNA ci dovrebbe essere una espressione di geni, un silenziamento di geni fisiologico, che cosa vuol dire? Il DNA mi dovrebbe... Esprimere, cioè rendere attuali, rendere efficienti, dei geni la cui presenza, la cui efficienza, la cui espressione mi consente la salute. Aspetto più banale. Noi abbiamo dei geni oncosoppressori. Che cos'è un gene? È un aspetto funzionale del DNA. Il gene mi dà una proteina, mi dà una funzione. Allora, uno ha avuto un tumore, è stato operato, sta bene ha fatto una terapia che ha in radio in remissione, cosa devo fare? Devo cercare di tenere fermi quei geni che me lo possono fare ripartire, i geni oncogeni che me lo favoriscono. Contemporaneamente cosa devo fare? Devo attivare i geni oncosoppressori. Per questo il concetto di immunità, per quanto importante, è ancora molto riduttivo. È uno degli elementi che io devo attivare, ma io devo agire sulla globalità dell'individuo devo intervenire sul maggior numero possibile di funzioni vitali, mantenendo fra di loro un equilibrio e integrandole fra di loro. Arrivato a questo punto che cosa devo usare? Devo usare quei prodotti che sono in grado di intervenire sui codici della vita. Il primo punto è quello. Sui codici della vita devo creare un equilibrio biologico, una omeostasi. Allora, blocco gli oncogeni, attivo gli oncosoppressori. Contemporaneamente vado a creare un equilibrio proliferativo nella prevenzione tumorale terziaria, cioè bisogna che la proliferazione delle cellule sia rimessa in equilibrio, perché il tumore da cosa nasce? Nasce da un'alterazione di equilibri proliferativi, perché io c'è una spinta proliferativa eccessiva che va al di fuori dei meccanismi di controllo. Che cos'è il tumore? È una crescita eccessiva e incontrollata. Allora questa crescita io la devo ricontrollare. Prevenzione del tumore terziario, devo riprendere il controllo della proliferazione cellulare. Come faccio? Proliferazione cellulare e sintesi di proteine e protidosintesi. La protidosintesi, che cos'è? I GH prolatino-dipendente, cosa sono? I due ormoni della proliferazione. Li produce l'ipofisi anteriore. I recettori dell'ormone della crescita e della prolatina sono coespressi sulle membrane cellulari hanno gli stessi recettori. Insieme. Hanno un effetto moltiplicato, cioè praticamente mi mandano degli impulsi che sono sicuramente più potenti, potenziati. Allora, prevenzione terziaria: per riprendere il controllo, io devo modulare il GH e la prolattina in maniera tale che cellule potenzialmente tumorali o che possono riprendere la proliferazione abbiano a disposizione un numero sempre più ridotto di molecole proliferative perché la cellula tumorale è tale perché ha la capacità di utilizzare nell'ordine di tempo un numero molto maggiore di molecole proliferative, già che prolatina, rispetto alla cellula normale. Nei tumori ormonodipendenti l'ormone della crescita della prolatina si aggiunge il rispettivo ormoni sessuale. Nella donna all'estrogeno, a qualsiasi età e a qualsiasi condizione, concetto riduttivo supera e dice, ma quella è menopausa, non vuol dire niente, finché campa la donna, l'estrosia non ce l'ha, sicuramente ne ha più a 20 anni che a 70, ma ce l'ha sempre, e a quell'età ha sempre una funzione proliferativa. Allora, immunità è importantissimo, però devo riassumere il controllo di varie funzioni, funzione della fisiologia proliferativa, l'ifologia immunoneuroendocrina, per però non è solo l'immunità, però è anche il controllo dell'espressione genica. Io devo andare a silenziare i geni della proliferazione, i geni oncogeni, e devo attivare gli oncosoppressori. A questo punto parliamo anche di immunità. L'immunità è ovvio che nel tumore ha un ruolo importante. Allora riprendiamo il discorso: a livello intestinale, quanti pazienti che hanno fatto trattamenti che per un po' di tempo gli danno la possibilità di tenere fermi il tumore, però tenete presente che oggi. La terapia medica del tumore non è in grado di guarirlo. Se la terapia medica del tumore, tutti i sigli chemio che volete voi: immunoterapia, eh, radioterapia, anticorpi monoclonali, non guariscono il tumore Se fossero in grado di guarirlo, la chirurgia oncologica non esisterebbe. Certo. L'esistenza chirurgia oncologica è la migliore conferma della piena consapevolezza di non disporre di un mezzo che guarisce e radica il tumore. Ma quando una persona che io devo trattare con una prevenzione terziaria ha una fase di sosta del tumore, in quel momento è assente di tumore, però se questo ha fatto vari sigli di che e radio, questo non ha certo un intestino in condizioni ottimali. Assolutamente. Non ha un no. fegato in condizioni ottimali, ma non ha un apparato vascolare e cardiaco in condizioni ottimali. Oltre a questo qua, la coagulazione come funziona? L'assetto emocoagulativo come funziona? Allora devo per attuare questa prevenzione terziaria farmi carico e cominciare a studiarlo, ma studiarlo da un punto di vista vascolare, fare lo screening emocoagulativo, certo. protrombina, protrombina parziale, fibrinogeno. Devo vedere anche il di dimero, perché bisogna tenerli in equilibrio, da una parte evitare trombosi e embolie, dall'altra parte devo evitare emorragie. Deve certo. essere un equilibrio molto delicato. Ed ora qualche istante di pubblicità, restate con noi. Noi abbiamo parlato sempre di intestino e un po' meno di fegato, ma anche il fegato. Sono ha... strettamente integrati. Esatto, ha un ruolo fondamentale sono nella salute. Un ruolo fondamentale. Cosa, cosa possiamo fare? Uno dei motivi per cui i tumori del pancreas e i tumori del fegato sono così missidiali, intanto il sangue si passa tutto dal fegato, come passa tutto dal polmone, come passa tutto dai reni. Questi sono tre organi vitali che quando sono sede di tumori hanno delle evoluzioni altamente drammatiche, primo perché sono funzioni vitali, secondo perché l'intera circolazione passa di lì. Oltretutto il fegato ha funzioni primarie, per esempio i retinoidi, che sono vitali, non sono importanti, sono vitali, hanno un metabolismo interamente epatico. Per cui se incomincio ad avere un'alterazione a quel livello, mi manca uno dei presidi fondamentali. Oltretutto c'è una strettissima interazione. Tra intestino e fegato. Il fegato cosa fa? Assimila tutto quello che gli dà l'intestino. Per questo motivo la prima complicazione di tumori dell'intestino è il fegato, tumori del fegato, E metastasi epatiche di tumori intestinali. Ma noi cos cosa possiamo fare in tema di prevenzione proprio sul fegato? A livello di prevenzione. Primo, cercare di avere un fegato in migliori condizioni. Allora bisogna ricordarsi gli elementi base della fisiologia. Il fegato funziona con dei metilanti. Metilanti che abbiamo a disposizione sono due aminoacidi, la metionina e la colina. Una, la metionina è poi incorporata in, uno, in una molecola che forma il fegato S-adenosin metionina, la quale ha un ruolo potente e disintossicante, però interviene anche su altri meccanismi che sono quelli della trascrizione, cioè un gene mutato che potenzialmente mi dà il tumore per realizzarsi, per manifestarsi, deve fare un percorso, dal DNA deve passare all'RNA, è trascritto. Ecco, questo si chiama SAME, essenosimetionina, è un repressore trascrizionale, che rende più difficile questo percorso. Per cui se io lo do a un paziente oncologico, io da una parte ho un effetto disintossicante, dall'altra parte un gene o uno dei tanti geni mutati, fa più fatica a realizzarsi. Allora io come prima cosa devo fare prevenzione terziaria. Il paziente oncologico, che è il mio radiotrattato, tutto quello che volete voi, in tutti i trattamenti che volete, devo avere un fegato nelle migliori condizioni. Certo. Per anche perché un fegato in buone condizioni è anche... difficile che so l'abbia, eh, sì, ma eh, allevia anche i pensieri perché sono strettamente collegati. Quindi, ritorniamo di nuovo al discorso iniziale: per cui anche un, una mente sana eh, m, aiuta nella, nella oh, salute. Lo eh, dicevano, detto, detto, lo dicevano detto, detto i miei genitori. Il pensiero in sì. No, no, il fegato ha, un, ha un, un impatto. Ci sono tante malattie, decadimenti del sistema nervoso da e, epatopatie. Ci sono delle cerebropatie strettamente collegate col fegato. Uno dei motivi certo. per cui è consigliabile questo esame è perché è l'effetto doppio, perché nella stessa maniera mo, il momento in cui migliori il fegato c'è un riflesso positivo sul sistema nervoso, ma lì poi ci sono altri meccanismi aggiuntivi. Allora io devo... Depurare il fegato, metonina, colina e sami. Devo attivare il drenaggio degli acidi biliari, perciò sulla funzione coloretica e sulla funzione colagoga. Per proteggere l'intestino, la soluzione dei retinoidi, praticamente è come se lubrificasse e rigenerasse l'epitelio dell'intestino, tutti i bili intestinali. Se aggiungo quello che dicevamo prima, per eliminare la flora batterica patogena, se cioè il microbiota che mi dà tossicità, che mi produce delle tossine, che mi abbatte l'immunità, che cosa devo fare? Attivare i beta-glucani, per esempio i giapponesi e i cinesi usano dei beta-glucani e trendoli dei funghi, ci sono dei funghi che producono, loro hanno dei polisaccaridi, polisaccaridi P, polisaccaridi K, li usano, hanno la loro funzione, ma nel senso nessun bisogno di dare a uno di fare scorpazzate di funghi basta un pochissimo di lievito di birra e è più potente, è più maneggevole ed è più semplice. Allora, certo. poi funziona? è nostro, diciamo esatto. così, noi anche, anche questa mania di, di consumare sì. dei cibi esotici esatto. forse ci allontana anche questo dalla salute perché noi viviamo in un contesto ambientale sì, sì. che è quello, quindi bisogna Oddio. lavorare in maniera sinergica anche in questo senso. Oh. Dottore, però, ritornando un attimo al fegato, ci sono anche tante patologie che. Eh, lei ha sottolineato, nascono da queste eh, importazioni. Adesso vi spiego. Perché? Allora, un, almeno un terzo dei tumori, secondo alcuni un quarto, secondo, eh, nascono da malattie infettive. La maggior parte delle malattie infettive in Italia sono da importazione. Molti che arrivano clandestini, extracomunitari, cioè clandestini, i nordafricani hanno un'altissima percentuale di TBC familiare, loro si sono abituati, Ce l'hanno a livello familiare l'hanno abbastanza sedata, molte volte ce l'hanno a livello linfonodale, però quando arrivano da noi se la regalano e ci regalano dei germi a cui noi non siamo ancora immunizzati e siamo un famoso ceppo selvaggio della TBC. La TBC ha un'altissima incidenza di tumori, sia polmonari che della vescica e qualche leucemia. Ancora peggio, in Africa la prima causa di morte sono l'epatite B e l'epatite C. L'epatite B e C vanno a finire in epatocarcinoma, cioè l'infezione virale del fegato. E stranamente c'è qualche affinità che va studiata a fondo, io ne ho già visto parecchi, che hanno fatto praticamente il trattamento con i vaccini anti-epatite B e anti-epatite C, però lì in qualche caso l'ho visto, anche dopo questi vaccini si sviluppa un tumore del fegato. Non di tutti, ma c'è una certa statistica che comincia a essere significativa. Andrebbe approfondito questo concetto. Questo qua, per quello che riguarda, la, in pratica i tumori da importazione sono malattie infettive. C'è un sinergismo tra malattie infettive e tumori, fra prevenzione della malattia infettiva e prevenzione del tumore, perché come io posso usare dei prodotti, come vi dicevo, l'isozima, latteferina e falato e albumina, insieme col modulo fisso del metodo di Bela della prevenzione retinoidi, solubilizzati in vitamina E, vitamina D3, vitamina C e melatonina, io arrivo ad avere una protezione piuttosto potente. Non dico a blindare, ma quasi. Se quello che è il modulo fisso, retinoidi E D, C e melatonina, aggiungo. L'isosima, lalfa albumina e l'altoferina, lì arrivano a un livello molto alto. Se devo proteggere il fegato, proteggere l'intestino, creare una migliore condizione intestinale, io questi rimedi li devo usare il più possibile contemporaneamente, perché a questo punto fra di loro hanno un effetto sinergico fattoriale, cioè non hanno uno più, fanno uno per, perché a livello intestinale non è poco. Eliminare la sua batteria che vuol dire eliminare delle tossine, vuol dire alleggerire il fegato della sua funzione disintossicante. Allora un paziente che chemio radiotrattato è praticamente impossibile che abbia un fegato in condizioni perfette e un intestino in condizioni perfette, anche perché la chemio che cosa fa? Agisce sulla superficie delle cellule, sui recettori cellulari e va a spazzare via tutti quei meccanismi per cui una cellula riceve dei messaggi, manda dei messaggi, viene tutto alterato. Per recuperare questo io devo recuperare una omeostasi totale. Questi elementi di cui abbiamo parlato, tra cui la melatonina, radino, hanno una funzione vitale su questo, perché questi sono potenziali di membrana cellulare. Una sostanza entra o esce in una cellula in base alle cariche di superficie. Una delle funzioni fondamentali della melatonina è proprio questa. Abbiamo in corso con la biologia molecolare, la cattedra di Bologna di biologia molecolare per il 21 uno studio sull'ultimo elemento che sperimentò mio padre, portò al congresso di San Pietroburgo, aveva 86 anni, la citocalasina B, insieme con la melatonina, ha un effetto determinante sulla modulazione di potenziali membrane cellulari, sui recettori cellulari. Perciò tornando al discorso di modulare la funzione della singola cellula per arrivare a modulare la funzione dell'espressione genica, a questo livello ha un ruolo importante. Nell'arco, probabilmente entro l'anno, il professor Ventura pubblicherà lo studio sulla citocalasina. Una volta che sarà disponibile, potremo avere ancora un mezzo di più per reintegrare quella fisiologia quella e quella omeostasi, mettere il soggetto in condizioni migliori di affron per, maniera per affrontare una prevenzione terziaria, allora cercare di ridurre il più possibile una ricaduta, intervenendo sugli organi vitali, cercando di creare le condizioni più idonee per avere una, una situazione di salute. E poi ci sono misure comportamentali, igieniche certo. e farmacologiche, non, non dimentichiamolo sì. questo. Sì, misure comportamentali, per esempio, un aspetto comune tra prevenzione antiinfettiva, prevenzione e antitumorale, è ancora molto sottovalutato il peso che è rilevante del stress, dell'ansia, soprattutto se è alta e soprattutto se è continuativa. Noi ormai praticamente abbiamo due anni, più di due anni, quelle persone sono sottoposte a un continuo stress, ma questo stress non è tanto dovuto alla presenza di questo virus, è dovuto alla strumentalizzazione che è stata fatta di questo virus, all'impiego politico di questo virus, ai riflessi economici della strumentalizzazione di questo virus, che è stato utilizzato per perpetuare un certo sistema di potere, e per creare una certa premessa di tipo economico. Per fare questo, in pratica, l'intera informazione che è gestita a livello di monopolio, se le grandi reti tv, per fortuna ci sono reti tv ancora indipendenti, non hanno un livello nazionale, ma sono sempre più seguite, sono sempre più ascoltate, perché qualcuno può prendere coscienza che sono ancora libere, sono ancora indipendenti, come la vostra, come Telecolor. Ma le grandi reti tv fanno la sceneggiata di, di fornire diversità di pareri, in pratica è solo un'apparenza. Il messaggio è sempre quello come lo stesso messaggio del, dei grandi giornali, dei giornaloni. Diciamo, la grande informazione che è gestita da questi centri di potere è responsabile in maniera molto grave dello stato di panico, di ansia, di angoscia, di stress, di depressione, di insicurezza che hanno creato nella gente con una regia a corte, tipo il film del terrore, Abbiamo assistito a delle sceneggiate melodrammatiche, la sfilata dei camion militari con, lo, con le bare. Poteva essere un regista di film terroristici, di film che faceva una sceneggiata di quella portata lì, che funzionava, creare il terrore nella gente. Quali sono le conseguenze, secondo lei, di questa micidiali. informazione? Le conseguenze sono micidiali. Cioè diventa realtà, poi dogma? Le, le conseguenze sono micidiali, perché la ripetizione in due anni di una situazione terroristica, c'è stato un terrorismo mediatico totalmente svincolato dalla realtà, hanno creato una realtà immaginaria che è totalmente difforme dalla realtà, io non so se la notizia che qualche quotidiano ha pubblicato oggi, che i centri di potere governativi, vari ministeri della salute, varie commissioni, sono stati costretti a rendere pubblica tutta quanta una serie di decisioni, di riunioni fino adesso segretate sulla gestione di questo Covid. Fino adesso sono tutte segretate, non so quello che verrà fuori. Però un dato di fatto, che la gente è stata mantenuta nel terrore e non è stata informata sulla possibilità di avere dei rimedi immediati e efficaci sulla cura del Covid, come sulla cura di tante malattie, L'applicazione di questi rimedi, la consapevolezza della gente che esiste benissimo una cura, ma è una cura documentata, non sono fantasie personali, pareri personali, c'è una letteratura scientifica che è incontestabile sull'effetto che hanno le, la, su questo virus la claritromicina, la, per esempio sono circa 80 anni che si usa la clorochina ha un effetto matematico, oltretutto altre dosi di vitamina C, l'isosima, retinoide, perciò esiste un rimedio reale, questo rimedio è documentato in letteratura e c'è il riscontro di tanti medici che lo hanno usato con successo. Allora, quello che può essere, per quanto possa sembrare strano o anomalo, un rimedio di prevenzione terziaria affrancare la gente da questo terrorismo mediatico indotto. Nello stesso modo in cui sono affrancati, si solleva notevolmente una grave situazione di stress che ha degli effetti incalcolabili sulla salute ma in generale sull'immunità perché non è che esiste solo sull'immunità. Dottore però ci sono dei dati che hanno eh, scosso l'opinione pubblica rispetto alle morti di Covid e ai malati delle, nelle strutture, addirittura si è dato spazio a, al Covid togliendolo per esempio alle neoplasie. Sì. Mm, come commentiamo questo? È tutta una gestione politica della malattia, non è una gestione scientifica, non è una gestione clinica. La... Se pre... i nostri telespettatori volessero comparare eh, le morti eh, per Covid e quelle per tumore, dove dovrebbero andare? Dovrebbero, dovrebbero cercare di esaminare a fondo di statistici ufficiali, ma ricorrere anche a quelli internazionali, però, perché qualche studioso, qualche ricercatore tipo il professor Tarro, probabilmente il primo immunologo italiano il più stimato all'estero, ha fatto uno studio e per vedere il, nel marzo, se ricordo bene, del 2020, rispetto al numero di decessi per Covid comunicato ufficialmente, quello che poteva essere veramente attribuito al Covid, su oltre 900 pazienti, decessi per Covid, passando un esame a fondo delle cartelle, sentivo un'intervista del professor l'ha scritto anche nel libro Il Covid, quello che ha scritto recentemente sul Covid, allora, su oltre 900 casi denunciati come morti per Covid, quelli realmente morti erano 29, per cui la differenza è enorme. Poi quanti pazienti che necessitavano di cuore anche urgenti, pazienti oncologici, cardiopatici, malattie degenerative, Naturalmente per questa amplificazione strumentale sono stati curate. C'è una quantità di decessi reali, ma per cause di patologie non curate. Allora, i riflessi di questo terrorismo mediatico. C'è gente andata fuori di testa, c'è gente che non esce di casa, si chiudono, sono terrorizzati. Ma gli effetti, ci sono reazione a catena a livello della salute. Ovviamente l'immunità, ma il sistema nervoso, il sistema vascolare, la pressione, ci sono reazioni a domino, reazioni a catena, allora questo che stiamo dicendo adesso nella prevenzione terziaria sia delle malattie infettive sia delle malattie degenerative, per esempio una malattia che risente enormemente dello stress, l'aspetto psicosomatico e la sclerosi multipla, per quanto sembri strano, la sclerosi multipla è sensibilissima ad alterazioni di questo genere. Perché? Ci sono dei meccanismi neuroendocrini, psiconeuroendocrini molto complessi. Allora, un paziente che è angosciato da questa ripetizione ossessiva, perché la loro ripetizione maniacale, non parlano d'altro. Non è che il cittadino italiano non sa nulla della cronaca mondiale, di tutto quello che succede in tutto il mondo, degli aspetti, non è informato. Di aspetti fondamentali a livello internazionale, la cronica internazionale non esiste. Tra l'altro ci sono anche altri paesi. l'esagerazione, le, la ripetizione ossessiva della cronica del delitto, allora si ricambiano sopra all'infinito. Oppure non parlano altro che di statistiche di COVID, di tamponi di vaccini. Ci sono altri paesi che non si stanno comportando così? No, in, in, in Argentina no, hanno bloccato i vaccini, non fanno più in Argentina. Oppure in paesi del nord, tipo la Danimarca o la la Svezia hanno buttato per aria qualsiasi ricatto, qualsiasi condizionamento, qualsiasi obbligo vaccinale, oppure di passo vario, porcherie varie. Rivendicano la loro libertà di scelta. Uno lo vuole fare, lo fa. Se fuori, non è marchiato come un nemico, eccetera, eccetera, come un individuo da perseguitare, da perseguire, eccetera, eccetera. Bisogna la sua libertà di scelta. Anche perché ormai risaputo Malgrado una ripetizione ossessiva del contrario, che sono vaccini sperimentali e imperfetti. La sperimentazione finale al 23 hanno saltato completamente un aspetto fondamentale. Questi qua sono definiti terapia OGM, praticamente terapia genica, non sono vaccini. Ma quando io faccio una terapia genica, io devo fare un riscontro ambientale. Cioè, quando faccio terapia genica. Io devo fare una documentazione, un controllo ambientale che non hanno fatto. Poi per il SARS-1, di cui questo SARS-2 è un parente strettissimo, hanno cercato di fare il vaccino gli anni scorsi, ma non sono riusciti a farlo per alta tossicità di questo vaccino. Per quale motivo? Mm. Perché quando hanno fatto gli studi preclinici hanno visto che questi virus a filamento unico formano degli anticorpi che sono imperfetti, non danno la reazione anticorpale che mi ripara dalla malattia. Se uno fa il vaccino il Covid se lo prende lo stesso, come è successo in tantissimi casi. Ma cosa è venuto fuori in questi studi preclinici che in questi vaccini hanno saltato di pari pianta? L hanno saltato completamente. Che la produzione di questi anticorpi imperfetti, di questi anticorpi che non riparano, non esimano dalla malattia, può creare delle reazioni anomale con degli immunocomplessi dei virus che all'interno di cellule del sistema immunitario le rendono insufficienti a proteggere il soggetto. Adesso possono dare tutta quanta una serie di fragilità, di cronicità del sistema immunitario, per cui una persona può avere una quantità di fragilità, se è male con poco, se è male con niente, una malattia semplice diventa cronica, dà complicazioni. Questo per quale motivo? Per il tipo di anticorpi che fa. Per questo... Il vaccino da sars 1 con gli studi preclinici, non l'hanno messo in commercio, Ma c'è di peggio, proprio per l'alterazione di questi anticorpi ci può essere anche un evento fatale, e ce ne sono stati non pochi: di gente che è morta dopo aver fatto il vaccino, ovviamente è nascosto, ovviamente hanno sempre disconosciuto il rapporto causale tra vaccino e morte. Questa è la regola. Per quale motivo? Se questi immunocompressi che si formano per anticorpi imperfetti così possono creare l'evento fatale. Evento fatale perché c'è un blocco immunitario per cui la malattia diventa immediatamente irreversibile e fatale. Per questo motivo, il vaccino del SARS-1, non avendo superato gli studi preclinici, non è stato messo in commercio. però questo che mettono in commercio e hanno messo in commercio, questi studi li hanno saltati tutti. E stanno usando le persone come cavie. Per cui, dopo, siccome stanno facendo il placebo, ma non l'hanno detto, molta gente crede di fare il vaccino, fa il placebo. Quelli che stanno bene dopo il vaccino, molte volte hanno fatto il placebo. Perché fanno il placebo? Perché stanno usando i pazienti come cavie. Andranno a confrontare quelli che hanno fatto il placebo e quello che fanno il vaccino. Ma quando lo faranno? Nel 23. Ma la gente che prende il placebo non lo sapeva. Allora, se io considero tutto questo, se per fare una prevenzione terziaria antinfettiva, ma anche di malattie degenerative del si sistema nervoso, parliamo di sclerosi multipla che è così sensibile allo stress, all'ansia, all'angoscia, altre malattie degenerative hanno per forza un rapporto, non parliamo del tumore che è un paziente oncologico e un paziente ipersensibile a tanti condizionamenti, allora nello stesso momento io come medico ho il dovere di alleggerire le sofferenze delle persone, comincio a dirgli che cosa? Non credere a tutto quello che ti dicono. Questo è un terrorismo mediatico finalizzato a scopi innominabili, mantenere un certo contesto di potere, che è potere politico ma è anche potere bo, di gestione finanziaria. Questa malattia smettete di essere terrorizzati perché è curabile. Ed è curabile come prevenzione, se uno fa una certa prevenzione non si apprende, è curabile come attienato perché oltre alla, agli antibiotici specifici, per esempio, oltre al Plaquenil, alla clorochina, all'asitromicina, ci sono delle molecole studiate documentatissime in letteratura come l'ivermectina come l'isozima. Sono diverse molecole che mi danno la possibilità di risolvere in pochi giorni. Della bisogna in individuo fragilissimo, febbre alta, gli faccio due iniezioni di immunoglobuline, la seguo subito, ho avuto tanti esempi, tanti pazienti, pazienti ma anche amici, terrorizzati, impauriti, eccetera, eccetera, due iniezioni di immunoglobuline. Le immunoglobuline sono in commesse all'estero, non si sa per quale stanno i motivi in Italia, no? Ma è una risposta costante, cioè terrorizzare due punture, una giorno per due giorni. Per cui togliere il terrorismo fa parte della prevenzione terziaria, sia delle malattie infettive, delle malattie degenerative e delle malattie tumorali. Dottore, grazie. Un'ultima sì. domanda: cosa c'entra il PIL con il, la nostra salute? Ha no, uno strettissimo. Degame, anche se sembra molto strano, <ride> io ho sentito una relazione di un esperto, ma esperto reale, eh, non a chiacchiere, di finanza che ha spiegato esattamente che cos'è il debito pubblico. E ha spiegato come noi in Italia abbiamo pagato il debito pubblico già tre volte, perché? Per interessi di tipo usuraio. Ha anche spiegato che quando c'è da finanziare il nostro debito pubblico. I nostri politici, già da nove anni e a dieci a sta parte, tra le varie offerte delle grandi banche d'affari internazionali, stranamente hanno scelto quelle che davano i tassi più alti. Come se io andassi a una serie di banche a chiedere un finanziamento, poi seguo quella che mi dà l'interesse più alto. Questo che cosa ha comportato? Un incremento notevole del debito. Ma il debito è stato pagato diverse volte. Che cosa stiamo pagando? Stiamo pagando degli interessi di busuraio. Per pagare questi hanno abbattuto che cosa? le spese della sanità. Quelle che è entrato più in crisi dicono quanti ospedali hanno chiuso, quante Quanta assistenza hanno ridotto. Per cui da una parte loro comprimono un'assistenza sociale, un'assistenza sanitaria fondamentale, dall'altra parte c'è un incremento continuo. Se io li riporto su due assi cartesiani all'incremento continuo di tasse negli ultimi nove anni, noi abbiamo il record mondiale di depressione economica. Nessuna nazione ha perso PIL e efficienza come l'Italia negli ultimi nove anni. Per quale motivo? Incremento del debito pubblico per tassi usurai, incremento continuo di tassazioni. A che cosa corrisponde? A decremento della natalità. Per cui di pari passo c'è un decadimento totale della nazione. Ma quando io tolgo servizi essenziali come salute, quando faccio... Una riduzione illogica dell'iscrizione medicina e vado incontro a una carenza drammatica di medici e di servizi. Io ho creato delle premesse per cui gli elementi base per garantire la salute della gente non ci sono più. Ed ecco que perché in tema di, di pandemia ci siamo Noi trovati in, in ginocchio. non c'è l'assistenza, per quale motivo hanno decurtato e hanno ridotto elementi fondamentali dell'assistenza? Per fare che cosa? per rispondere a dei tassi usurai del debito pubblico. Però sta spuntando questo dossier, dossier segreto, ne ha parlato prima e eh, ci, il governo, eh, il ministro Speranza dovrà rispondere rispetto a, a questo dossier. Sì, era da prevedere la resistenza fino all'ultimo momento. Il governo, questo ministro, ha fatto opposizione in tutte le maniere possibili. Ma se per non rendere note, per non rendere pubbliche tutte le decisioni e riunioni di questi comitati, che poi sono comitati eletti a livello governativo, ci sarebbe bisogno di una notevole chiarezza e, soprattutto, che la gente avesse informazioni vere, informazioni reali sulla situazione e nei limiti estremamente limitati e modesti di quello che posso dire io, possono dire anche delle informazioni, degli organi che non sono i giornaloni, non sono grandi però cercare nei limiti del possibile, invito anche i colleghi o chi ci segue, spiegare alla gente che il terrorismo, l'ansia, l'angoscia sono ingiustificati, cercare di sollevare, questo è già uno degli elementi per quanto possa essere strano di prevenzione terziaria, malattie infettive e tumore. Grazie dottor Giuseppe grazie Di Bella, grazie e grazie a voi per averci seguito. Appuntamento al prossimo speciale di Medicina e Ricerca.